La principessa Diana si stava riprendendo la vita e cambiando la narrativa negli anni prima della sua morte, ha detto un esperto reale a express.co.uk. L'eredità della principessa del Galles è stata recentemente riportata al centro dell'attenzione, quando il suo figlio più giovane, il principe Harry, ha parlato apertamente dell'impatto che sua madre ha ancora sulla sua vita. In un'intervista con Oda Kotb della NBC, ha ammesso di sentire la presenza di Diana più che mai. Ha detto, ma ora sento la sua presenza in quasi tutto ciò che faccio ora. Punto. Ma sicuramente più negli ultimi 2 anni che mai. Senza domande. Quindi sta vegliando su di noi, Harry e sua moglie, Meghan Markle, si sono dimessi dai loro ruoli da senior nella famiglia reale 2 anni fa. Hanno forgiato una nuova vita negli Stati Uniti, dove ora risiedono con i loro 2 figli, Archie Harrison e Lilibet Diana. La loro uscita ha richiamato le parole di Charles Spencer, il nono conte Spencer e fratello minore di Diana, che ha pronunciato un elogio funebre durante il funerale di sua sorella. Ha detto che Diana aveva parlato all'infinito di lasciare la Gran Bretagna. Principalmente a causa del trattamento che ha ricevuto per mano dei giornali. Ha continuato, non credo che abbia mai capito perché le sue intenzioni sinceramente buone siano state derise dai media, perché sembrava esserci una ricerca permanente da parte loro per abbatterla. È sconcertante, Earl Spencer ha detto che sua sorella stava cercando una nuova direzione nella sua vita. In effetti, il fondatore e creatore del sito dei reali con sede a Los Angeles, dd4daily.com, Kinsey Schofield ha detto a express.co.uk che Diana si stava riprendendo la vita negli anni precedenti la sua tragica morte. La signora Schofield ha fatto riferimento al Natale del 1991, quando Diana trascorse le festività natalizie a Sandringham. Ha detto, a quel tempo, quel Natale, Diana si nascondeva dappertutto ricevendo telefonate segrete con Andrew Morton perché si stavano preparando a pubblicare il libro.